Davanti a The questi Pope atti visited Turkey for three terroristi, days. non On solo his in flight questa back to zona, Rome, he led a press ma conference anche where he in addressed Africa, no? everything from Islamophobia to the Synod C'è on the una family. reazione. The Pope said that during his visit, Noi the most cristiani important speech was given at the Catholic diventiamo Cathedral autentici of Istanbul, where he emphasized the importance of fostering unity between Catholics and Orthodox. He also addressed the so-called papal primacy, which is one of the most controversial issues which is rejected by the Orthodox. E il primato, perché si deve continuare quella domanda che aveva fatto Giovanni Paolo II, aiutatemi a trovare una forma di primato che possiamo andare. E questo è quello che posso dirle. The Pope also talked about his visit to the Blue Mosque, adding that once inside he felt a need to pray. In quel momento ho sentito il bisogno di pregare. E ho detto, ma preghiamo un po'? Sì, sì, ha detto lui. E io ho pregato per la Turchia, per la pace, per il Mufti, per tutti, per me, che ho bisogno. E ho pregato davvero e ho pregato per la pace soprattutto, no? Ho detto, ma Signore, finiamola di guerra. E così è stato un momento di preghiera sincera. Several journalists then asked the Pope about comments made by Turkey's president regarding Islamophobia in the West. The Pope said he asked him and other leaders to directly condemn terrorist attacks carried out by Islamic radicals. Credo che, almeno io credo sinceramente, che non si può dire che tutti gli islamici sono terroristi. Non si può dire. E come non si può dire che tutti i cristiani sono fondamentalisti, perché noi ne abbiamo anche. È vero che davanti a questi atti terroristi, non solo in questa zona, ma anche in Africa, no? C'è una reazione e si dice, ma se questo è l'Islam, mi arrabbio. Io ho detto al Presidente, ma sarebbe bello che tutti i leader islamici, siano leader politici, leader religiosi, leader accademici, dicano chiaramente e condenino quello, no? Perché questo aiuterà alla maggioranza del popolo islamico a dire, no, davvero, ma dalla bocca dei suoi leader, no? In regards to the Synod on the Family, which took place recently in the Vatican, the Pope said it was not a parliamentary assembly, but rather a safe place where bishops could reflect on what God wants from the Church. When asked about topics like homosexuality or the Armenian genocide, he didn't directly respond. Instead, he said the purpose of the press conference was to focus on his trip to Turkey.